mentre il nostro paese si appresta a festeggiare uno dei più tristi capodanni del dopoguerra, c'è un luogo dove gli italiani si radunano cercando disperatamente di far finta di nulla. Salve. Facendo un'inchiesta sulla crisi a Cortina. C'è crisi, c'è crisi, c'è crisi. Guarda intorno. Secondo te? Guarda quanti scimmucchiati, guarda quanta gente. Siamo a Cortina, in questi giorni il luogo italiano con la più alta concentrazione di ricchi per metro quadro, al punto tale che se per avventura un ricco signore cinese passasse di qui, penserebbe senz'altro che la crisi italiana è una bufala. Right, I know something, but I think no, it's very happy the people. People are happy. Happy, I think happy. Happy. Yeah. Okay. Goodbye. Bye. Arrivederci. Beautiful. Eppure non vi fidate, le apparenze ingannano, persino qui. Lui è Frate Leone, titolare di un presidio francescano nella città dei milionari. Cortina passa per un paese della abbondanza e della ricchezza, fatta per i ricchi. E invece? E invece la realtà è che anche qui ci sono i poveri. Ci sono due o tre famiglie. Due o tre famiglie? Sì, poveri. Due o tre, giusto? Due o tre, sì. Sconvolti e increduli rispetto alla notizia dei due o tre poveri di Cortina, ci aggiriamo lungo il corso un tempo frequentato dalla migliore imprenditoria italiana. E qui si manifesta il più inequivocabile segno del declino. Chi c'è dentro? Belen. Belen? Interessa a te. Non interessa? No. Non era Cortina così una volta. Com'era? Era gente che si faceva le compere e non guardava le veline comprare. Sono di Forlì. E di Forlì viene qui a fare che? Shopping. Shopping. C'è una casa qui? No. In vacanza? Sì. Quindi c'hai dei soldi in famiglia, diciamo? Un po', sì. Mi piace Belen? Da morire. Perché da ti morire. Piace? Cosa... Perché è troppo bella. Cosa ti ispira Belen? Corona. Joy? Corona. Ti ispira Corona? Sì. Vorresti essere al posto suo? Sì. Fare l'amore con Corona? Ma, anche ci potrebbe stare. Come fanno i ricchi a pagare sempre meno dei poveri, no? Perché... Ma non è tu la domanda, non te la devi fare. Prima di tutto ti devi fare... La prima domanda che ti devi fare è perché noi dobbiamo pagare le tasse? Il primo principio è questo. Noi paghiamo le tasse per cosa? Per dare lo stipendio ai politici, no, per farci le scuole, gli ospedali. Ma non finiscono i soldi. Vabbè, un po' sì, dai. L'80% dei soldi che si dovrebbero pagare di tasse non quindi? Finiscono. Quindi il concetto sarebbe prima ripulire... Quindi secondo te è giusto cercare, no, di non pagarle? Allora, in una società come questa sì. Per stare qua, hai capito, una volta andavo in un albergo, adesso sono qui con un camper, hai capito? Un camper? Un camper, però sono qui lo stesso. Cioè lei è venuto a Cortina col camper? Certo, cari. Questo è il simbolo del ceto medio, a Cortina anni. Col camper. È uno sfigato. Ti piace molto. Lei è qua in vacanza? Sì, grechi. Della Grecia. Ma sei greco te? Sì, sì, anche lui. Non ci posso credere, veramente? Sì, veramente. Ma dice che c'è la crisi in Grecia? No, crisi. Ma c'è la crisi anche a Italia. Cioè, sei greco coi soldi te sei? Sì, soldi c'hai no. Un sacco di soldi? Non c'è, no. Non tu c'è. C'hai i soldi? Un po'. Perché i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri? Non lo so perché. Belen, c'è la crisi? Eh sì, c'è un po' di crisi. Come la vivi tu la crisi? Io la vivo di meno fortunatamente, l'ho vissuta in Argentina una volta quando non avevo una lira. Tu pensi che noi siamo come? Tu pensi che noi stiamo finendo come l'Argentina qui in Italia? Rivivi le stesse cose? Spero non ci sia quel rischio. Ma cosa pensi non però? Ci sono gli stessi sintomi, perché la gente non si manifesta, non fa le manifestazioni come li facevano in Argentina. C'è crisi, si c'è muovono crisi. Diversamente. In Argentina hanno fatto la rivoluzione, hanno fatto cadere il governo. E qua no? E qua è caduto, ma diversamente. Ha ragione Belen, qui in Italia ci si impoverisce senza troppi clamori. Il governo è caduto, come da tradizione, senza una rivoluzione popolare, ma almeno a Cortina non l'hanno mandata giù. Ci sono Corona e Belen. Non mi interessa. Si rende conto se per caso Silvio avesse fatto quello che ha fatto Monti? Che fine faceva? L'avrebbero ammazzato. Almeno si gode un po' la sua ricorsa. Lei l'ha votato Silvio? Sempre. Sempre. Con la sobrietà l'economia non gira. Lei l'ha votato Berlusconi? Ho votato Berlusconi, sì, e difatti mi dispiace che abbia consentito a Monti. Ah, siete proprio c'è già la rivolta, tra breve. Tra breve c'è la rivolta dei berlusconiani. Esatto. Sì, la gente andrà in piazza. Esatto. Vestita così. Ciao. Cioè, in Italia pagano sempre i soliti.
In effetti la forbice dei redditi tra ricchi e poveri è aumentata tantissimo negli ultimi 20 anni. Come mai? Sai, è una domanda un po' difficile, non so dare una risposta. Presidente Lodito, la crisi? Ancora, ancora. Come ancora? Guarda la crisi. Presidente Lodito, qua c'è la crisi, ci sta le volte. E sul governo Monti, Claudio Lodito, il presidente della Lazio, è il primo a rompere l'omertà. L'Italia, col tasso di interesse al 7%, può reggere, secondo me? No. Infatti questo è un problema. Io, in questa logica, torno a ripetere, congelerei, farei il congelamento del prezzo e farei un piano di rientro. Questa è la cosa, è la logica. Congeliamo il debito. Si fa un piano di rientro. Se tu c'hai un debito, dice io ti pago, cioè io non voglio il debito, lo loro. Anche con quelli che hanno sotto. Ti esposto le scadenze. Quindi, quanto oggi che ce l'hai? A 6 anni, a 7 anni, perché, 10 anni? Perché così non anni. Possiamo reggere. Ma no, perché se quest'anno paradossalmente viene un PIL negativo, significa che tu paghi il 7%, significa che tu accumuli ancora. È come se tu, tornava al discorso del serbatoio, tu incassi 100 e spendi 200. E poi alla fine arrivi al capolino, è un problema di tempo, poi muori. E se crolla lo Stato, che succede? Patrimoni grandi, piccoli, delle persone che hanno lavorato, tipo lei, che succede? Certo, succede, lo sai bene che succede. Che succede? E se mandi foto Stato sono dolore. Che succede? Ma tu hai capito che l'ICI, per esempio, l'incremento dell'ICI, la rivoluzione, questo significa che casa ne vende più nessuno, che ci arriva? Te sei svalutato al 50%, era un bene rifugio. Ma c'è? Ma ti dico, ti ho spiegato, questi che hanno fatto, hanno preso la scorciatoia, no? Il risultato mi serve per campare 1 anno e mezzo, non è che ricevete in proiezione, no? A Cortina è l'ora della movida. Lei è il titolare? Sono titolare, sì. Del locale? Del locale VIP Club. 28 anni fa abbiamo girato Vacanze di Natale. Quello di Vanzina. Qui. Esattamente. E adesso, che è uscito da poco, Vacanze di Natale a Cortina. Il primo film, Vacanze di Natale, dei fratelli Vanzina, simbolo degli anni 80, è stato girato proprio qui. Poi, qui da noi, gli anni 80, sono durati altri 30 anni, fino al governo Monti e all'ultimo cinepanettone, rivelatosi un flop. Ma oggi, gli anni 80, sono davvero finiti? Che lavoro fai? Nell'impresa di famiglia. Quale, che impresa è? Siderurgia. E c'è la crisi? Sì, c'è parecchio. Qua per fortuna no. Qua no? Qua no, qui va in ferie. Tu hai diminuito i tuoi consumi? No, sì, sinceramente sì. Ad esempio, cosa ha rinunciato a? Dato, non viene in mente nulla adesso. Don Perignon in meno? Non si prende da sera, questa è la rinuncia, questa si rinuncia. Lo dice per depistarti, ma poi lo prende. L'hai preso ieri, adesso. No, fa sempre così. Dice che no, sì. Dice niente Don Perignon. No, te li conosco, niente Don Perignon, poi ce ne sono già tre bottiglie sul tavolo. È notte fonda, è l'ora in cui i freni inibitori saltano. Siamo fuori da due dei più prestigiosi locali ampezzani. Fuori perché dentro non ci hanno voluto. Vabbè, sei pieno di soldi tutti quanti, vi faccio i migliori auguri. Allora, vediamoci qua tutti insieme. Ma, no, ma io che lo voglio sapere, no? Evviva l'Italia! Ma dove stai, Crisi? E che ne so io? Dove stai, Crisi? Qua tutta la gente va a ballare, a fare i belloni qua. Yeah. Ma sai quanto mi passa mia madre al mese? Quanto ti passa? 680 euro al mese. La bottiglia quanto costa? Don Perignon 200 euro. Quanto costa un tavolo? Sui 1.000-1.500. Un tavolo 1.500 euro. E una bottiglia? Più o meno. Una bottiglia 800. 800. Non fronte ai 1.000 di Monte Carlo, no, Cristo la Monte Carlo per il Gran Premio viene 1.000. E qui sono 800. 800, 1.000 no. Ah, Cortina è più economica, diciamo. Più economica. A Capodanno fai l'asta, no? Hai pochi tavoli, no? Hai molte richieste. È normale, se hai 30 tavoli e hai 100-150 richieste. Si arriva a quanto? Secondo me si arriverà dai 3.000 ai 20.000. Un tavolo, diciamo. Sì, sì. Cioè, complimenti. Buonanotte. Finisce anche questa serata così. Siamo un giorno più vecchi. Si è sciamata, il Cortina non è più come una volta. Cortina. Quando ti arrivavano con gli elicotteri. Beh, arrivavano con gli elicotteri? Si arrivava con gli elicotteri, la gente che contava. E ora? Adesso, ma neanche, non vedi qua. Qua l'uno spari con un mitro e non ammazzi più nessuno. E da quest'ora tarda ci tornano in mente, come un monito, le parole di Frate Leone. Senta, le hanno mai confessato nella vita sua di confessore un'evasione fiscale?
Ah, non sono solo i ricchi che fanno evasione fiscale, ma anche quelli che non ce la fanno a vivere, che quelli va bene, e quello non è, no. Ma io proprio... dico un ricco che dice ho portato i soldi in Svizzera, mi sono pentito. No, non l'hanno mai detto. No, cioè, ho avuto altre belle occasioni, ma questo mai, questo peccato mai. No. È un peccato? È certamente un peccato.